Buongiorno a tutti, siamo al 13 di maggio, giovedì, 13 di maggio 1981, attentato a Karol Wojtyła in piazza San Pietro ad opera di Ali Agca, giusto per ricordarci la ricorrenza. L'ultima notizia che stavo guardando, che non c'entra nulla, o meglio c'entra, per un motivo che adesso vi dirò con l'ospite di oggi, è che la federazione dei socialisti europei fa causa a Massimo D'Alema per avere indietro 500.000 euro di compensi indebitamente, secondo la federazione dei socialisti europei, indebitamente percepiti da Massimo D'Alema nella sua qualità di presidente. Se non ho capito male, sarebbero 10.000 euro al mese per 50 mesi, 500.000 euro indebitamente percepiti. D'Alema ha già risposto che le sue prestazioni erano state valutate e tradotte in un compenso da una società di consulenza, che non c'erano problemi, che le cose erano chiare, se la vedranno fra di loro. Ma come vedete, poi alla fine, come dico sempre, in tutte le vicende umane, alla fine, gratta gratta, si parla sempre di soldi. Dove si deve parlare di soldi? Ma ovviamente alle fonti.tv, che è il primo sito italiano di informazione con il live stream su economia, borsa, finanza, e anche l'ospite di oggi ha a che fare con quattrini, perché ha un ruolo istituzionale, e adesso diremo quale. Ma nel presentarvelo devo dire che, mentre appunto guardavo le ultime notizie in generale, tipo questa di Massimo D'Alema e questi 500.000 euro che dovrebbe restituire, ho letto delle dichiarazioni di una signora che si chiama Marina Perzi, il quale ha raccontato della sua carriera nel mondo dello spettacolo, in televisione, e anche dei suoi amori, tra i quali uno che ha descritto così: è stata una storia di 9 anni, una storia di tira e molla, grandi rivalità soprattutto per i giornali tra me, dice la signora, e Loredana Bertè, che era una ex di quest'uomo, prodotta la Bertè da lui. È una ricostruzione fedele, Mario Lavezzi? Buongiorno. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, direi che i 9 anni andrebbero veramente accorciati almeno a 3. Almeno a 3? cioè, al massimo 3. Okay. Al però, massimo. Sai, uno diceva 9 anni, mi sembra un po' esagerato. Anche perché l'unico rapporto duraturo è quello con tua moglie, Mario, con Mimosa. Che è iniziato quanti anni fa? È un'amica che ho adesso, Marina, provo tenerezza per lei, amicizia, però in ogni caso, ma nel frattempo devo dire che anche lei. Partiamo un po' dai figli di fiori, no? Dove c'era l'amore libero, peace and love, le comuni, no? Quindi voglio dire, questo amore libero fa sì che lei forse l'ha elencato, si fidanzasse anche con Casiraghi piuttosto che con Zenga e qualcun altro, insomma. Va bene, adesso. Devo dire, è stata lei a mettere in piazza i suoi amori, e giustamente uno poi precisa. Dicevo, da quanti anni state insieme tu e Mimosa? Ci diamo del tu, Mario, perché ci conosciamo, e amen. Tonello, io e te siamo quando eravamo quasi cazzocini corti, insomma. Allora, avendo tu festeggiato... Come ci diamo del tu? Ma dunque, io e Mimosa ci siamo conosciuti nell'83, per cui fai un po' di conti, no? Nell'83... il nostro figlio è nato nell'87, il primo, il secondo nel 91, e noi siamo sposati, diciamo, dopo la nascita, un anno dopo la nascita di mio figlio. Siamo sposati praticamente nell'88, ma stiamo insieme. State insieme a questa santa donna che si è presa in carico, Mario Lavezzi, un'icona della musica italiana in quanto musicista, cantante, chitarrista, produttore, compositore, e adesso anche, dicevo, del ruolo istituzionale mentre lo presentavo, presidente del comitato di sorveglianza della SIAE, è così che si chiama? Consiglio di sorveglianza, come se fosse la rappresentanza dell'assemblea, i 95.000 iscritti.
e quindi l'organo sovrano. Adesso ci adesso passano, diciamo, l'approvazione di ciò che decide il consiglio di gestione, quindi il consiglio di amministrazione e il presidente stesso. Allora, togliamoci subito il dente, perché io ho visto delle tue recenti dichiarazioni a proposito del fatto che alcuni artisti avrebbero deciso di, hanno deciso, cioè c'è il caso più, diciamo, eclatante, perché è un nome più gettonato di altri, di Morgan, di tutelare il proprio diritto d'autore in una maniera diversa. Cerco di essere chiaro, perché poi tecnicamente magari ce lo spieghi meglio tu. Di cosa stiamo parlando? Cosa sta succedendo? Soprattutto in un momento in cui ovviamente i giganti del web tendono ad avere un atteggiamento estremamente, come lo vogliamo definire, disinvolto nel rispetto del diritto d'autore, cioè della tutela, lo ricordo, il diritto d'autore è la tutela della proprietà intellettuale. Un artista, no, produce una cosa che è sua. Se qualcuno la vuole acquistare, comprare, utilizzare, è giusto che al proprietario intellettuale di quell'opera, qualunque opera sia, venga riconosciuto la cosiddetta royalties, no? Ecco, cosa sta succedendo in Europa e che cosa c'entra Morgan? Allora, in Europa già un paio di anni fa è stata approvata la direttiva europea sul copyright, e quindi, per dire, quelli che usano i contenuti, Google piuttosto che tutta la filiera dei provider, no? Debbono pagare almeno un equo compenso. Se tu calcoli una visualizzazione, vale, no? Viene pagata allo 0,007 centesimi a visualizzazione, niente, no? Per cui la direttiva europea ha stabilito questo. In Italia, forse, io lo dico per scaramanzia, entro giugno verrà approvata anche in Italia la direttiva europea, e quindi a tutti quelli che comunque sono creativi, come hai detto, verrà riconosciuto, no, lo sfruttamento dei contenuti che produce, che comunque si crea, no? Però altrettanto la direttiva europea ha anche sancito delle liberalizzazioni in quasi tutti i settori, compreso quello appunto del diritto d'autore. Quindi la CIAE, che aveva comunque un monopolio di fatto, come esiste già anche in Francia per la SACEM e la GEMA in Germania, dove hanno un monopolio di fatto indipendentemente dalle leggi, aveva praticamente una legge che comunque le dava praticamente il monopolio. E invece con la liberalizzazione è nata un'altra società che si chiama SoundReef, che può fare anche lei collecting, e comunque anche adesso tu ne citavi Morgan, ma Morgan, attraverso quello che è il Bitcoin, no, e la NFT, no, ha venduto una canzone, no, ha venduto una canzone per 21.000 dollari, no? Attraverso questo NFT, che è un sistema praticamente che uno compra un'opera e poi ne è praticamente soprattutto proprietario del master, no? Non tanto dell'opera stessa, che rimane dell'autore, ma del master, di quella composizione, come di un quadro, perché c'è proprio anche proprio tutta una tendenza, no, a sfruttare tante cose attraverso questo NFT e attraverso appunto il pagamento in Bitcoin, che sappiamo cosa sono, no? Che certo. Tu sai. Per cui lui ha fatto, cioè, abbiamo fatto una cena proprio una settimana fa con lui, no? E mi raccontava che lui ha venduto questa sua canzone e gli è andato 21.000 dollari, insomma. Se calcoli oggi, no, lo sfruttamento di una canzone, ecco, entriamo in questo tema che è un tema importante, no? Dal primo Covid in poi, gli autori attraverso che cosa guadagnano? Attraverso l'esecuzione pubblica. L'esecuzione pubblica che cos'è? Cioè quello che viene eseguita, la canzone viene eseguita attraverso il piano bar, le orchestre da ballo, piuttosto che i grandi concerti, eccetera.
l'autore guadagna attraverso l'esecuzione pubblica. La raccolta dei diritti che fa la SIAE, che raccoglie in, diciamo, in una situazione normale, no? Fa una raccolta di circa 750 milioni di euro di tutte diciamo, le sezioni che rappresenta la SIAE, che sono lirica, musica, teatro, cinema, Olaf sono gli autori anche televisivi, no? Certo. Quindi tutta la filiera produce praticamente un diritto d'autore per 750 milioni circa. Li abbiamo persi, no? Grazie al fatto che si è fermato tutto il sistema dell'intrattenimento, no? Ne abbiamo persi 500 milioni, quindi puoi immaginare, io, Mogol, il direttore generale Blandini, abbiamo dovuto bussare alla porta dei ministeri che sovrintendono alla SIAE, che sono il Ministero dei Beni Culturali, la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Repubblica, noi dipendiamo da quelli, no? E quindi abbiamo bussato alla porta per dei ristori e sono stati dati dei ristori, no? Ma non sono sufficienti, ahimè. Abbiamo fatto già una previsione che potrebbe tornare al regime, no, entro 2023, non prima, perché prima che la macchina si rimette tutta in moto passerà al 2022 tutto intero, voglio dire, e forse nel 2023 riusciremo a tornare al regime. E nel frattempo, ripeto, questo fatto che venga approvata la direttiva europea potrebbe dare un ristoro importante, capito? Lo dico per chi ci sta guardando, può sembrare da un punto di vista, e uso il termine tra virgolette, avvilente ridurre l'arte, la creatività anche a un fattore economico, ma del resto se uno è un artista vive, si nutre e campa d'arte, significa che appunto deve avere anche un ritorno economico dal fatto che quello che lui produce non se lo tiene chiuso in casa, ma viene esposto, viene eseguito. Avete sentito Mario Lavezzi che diceva, no, l'esecuzione pubblica dei brani. A questo proposito, Mario, scusami, tu mi dici, te lo chiedo perché non lo so, perché non lo, Morgan vende per 20.000 euro una canzone a NTF o NFT, benissimo, che ne diventa proprietaria, ma se io per caso eseguo il brano di questo brano di Morgan che lui ha venduto, a chi devo pagare? Cosa succede? No, perché lui... se io eseguo in un piano bar una tua canzone, so che alla fine della serata devo, o almeno una volta era così perché l'ho anche fatto io, dovevo compilare il bollettino SIAE, cioè mettere l'elenco delle canzoni che avevo eseguito. No. Ma ecco. Allora, no, lui attualmente si è anche iscritto a Soundreef, no? Per cui sì. Lui non è più SIAE, ma per un fatto l'ha anche dichiarato, che ha avuto dei problemi economici, per cui diciamo, i suoi diritti in SIAE sono stati praticamente congelati da chi vantava dei crediti. No? Per cui lui si è iscritto a Soundreef, dove gli hanno dato un anticipo. Per cui il suo diritto verrebbe pagato a questo punto a Soundreef, capito? Okay. Che poi lo trasferirebbe a lui. Se ha avuto l'anticipo, ovviamente, Non gli dà finché non ha recuperato l'anticipo, questo se non è normale, no? Però comunque viene pagato il diritto. Lui, la canzone è rimasta di sua proprietà, no? Però il master, cioè quello che è la registrazione di quella canzone, che lui, cantata anche da lui, è praticamente stata ceduta attraverso, no? NFT a questa società che ha comprato questa canzone. Quindi il master, cioè il supporto fisico, mi verrebbe da dire, su cui viene veicolata l'opera d'arte. E tu sai perfettamente che il supporto fisico ormai è sparito, no? Sì. Poi abbiamo i telefonini, piuttosto che sentiamo tutta la musica anche in macchina, abbiamo questa possibilità oggi che attraverso Spotify, piuttosto che iTunes, quello che sono ormai tutti i portali che offrono musica a profusione.
A proposito delle esecuzioni pubbliche, qui lasciamo un attimo l'abito di presidente, uomo delle istituzioni, rappresentante della SIAE, e parlo all'artista, no? A proposito delle esecuzioni pubbliche, io sono rimasto colpito dal fatto che ho visto che all'estero, segnatamente a Barcellona, hanno fatto addirittura un concerto con tutta una procedura di accesso, ma un concerto, se non ho letto male, di 5.000 persone che si sono ritrovate e hanno partecipato a un evento musicale dal vivo, e a oggi pare che non ci siano stati effetti collaterali da questo maxi assembramento. Aggiungo, lo dico da tifoso dell'Inter, ma non me ne frega niente, che il mondo della musica, il mondo, i teatri non si possono aprire, no, perché assembramenti, benissimo. I concerti, no, poi l'Inter vince lo scudetto, 30.000 persone a Piazza del Duomo, e potrei fare un lungo elenco, no, di posti in cui, quando c'è un evento sportivo, allora diventiamo tutti più tolleranti, che non si capisce perché, no? Quindi lo sport sì, il calcio soprattutto sì, il calcio, la musica, il teatro e anche altre discipline sportive invece senza pubblico. Prego Mario. No, guarda, ti assicuro, tutta la filiera, soprattutto quelli che, ti faccio solo l'esempio, no? Quelli che magari montano i grandi parchi, quindi si arrampicano sui tralicci, eccetera, tutto personale che comunque è rimasto senza lavoro. Sono stati dati, sì, delle storie, abbiamo letto anche, no? Molti, no? Però non sono assolutamente sufficienti. Va rimessa in moto la macchina, sicuramente, non ci sono dubbi. Però pensare soltanto, ma faccio un esempio, Tiziano Ferro, no? Ha fatto Sanremo l'anno scorso e lui rappresenta quasi, rappresenta tutte le serate come ospite. Sì. Praticamente per promuovere, no, dei concerti che avrebbe fatto negli stadi da giugno in poi. Tutta la macchina che si è mossa dietro a Tiziano Ferro era una macchina che comportava, diciamo, un'agenzia che ha messo in piedi tutto, il disco fatto, no, l'album fatto, nuovo, tutta la parte di Sanremo, quindi puoi immaginare la produzione di un grandissimo concerto, vale direi milioni di euro, no? Il Covid ha bloccato tutto, no? Tutti quelli che erano stati magari anche assunti in quel momento, no? Da quel momento in poi, perché allora mi raccomando, perché poi a giugno faremo il concerto, quindi hai preso già il personale che monterà il palco, hai preso tutto quello che riguarda la macchina, tutto è finito, no? Questo vale per l'apice, che può essere appunto Tiziano Ferro, ma tutto riguarda la filiera dello spettacolo, no? Cioè, io ho avuto anche dei colleghi che mi hanno chiamato, non faccio i nomi, no? Che magari durante l'estate, no? Da anni, no? Portano a casa quello che gli consente di vivere, no? Durante tutto l'anno, facendo magari 10, 15, 20 date durante l'estate nelle feste di piazza, eccetera. Che mi chiamavano: Mario, ma la SIAE non può fare niente, perché poi ricordiamo che c'è la SIAE, ma anche l'IMAIE. L'IMAIE è una società che praticamente si occupa, diciamo, degli esecutori, no? Cioè. Quindi tanti stessi che non sono autori, no? Per cui questi veramente hanno sofferto le pene dell'inferno, capito? In termini proprio economici, con le proprie famiglie, capito? E quindi dobbiamo pensare che anche loro, Franceschini, vedo che ultimamente, no? E anche il Ministero della Cultura si sta muovendo in questo senso, negli ultimi almeno 6 mesi, no? Ha preso delle misure anche per quelli che veramente hanno avuto dei problemi seri, ma non sono sufficienti, sono assolutamente sufficienti. No, guarda, su questo proprio ieri parlavo con qui, in questo spazio, con Bruno Tabacci, che è sottosegretario alla presidenza del Consiglio e che ha le deleghe per quanto riguarda lo sviluppo economico, non solo, anche le deleghe per lo spazio, ma insomma, e gli chiedevo dei famosi 209 miliardi, una parte dei quali in arrivo dall'Europa, che non sono gratis, nel senso che la quota a fondo perduto
è una quota, ma il resto poi nell'arco di qualche decennio i nostri figli e i nostri nipoti dovranno pure rimborsarli questi soldi. Ma va benissimo, l'importante è tanto che arrivino, perché io sono per la scuola, meglio l'uovo oggi che la gallina domani, cioè, quindi facciamoli arrivare questi soldi, soprattutto ridistribuiamoli anche nel mondo tout court della cultura, ma nel settore dell'intrattenimento, appunto la banale festa di piazza. Pensate a quanti eventi, lasciamo stare tutti gli eventi collegati alle convention delle aziende, cioè, che è un altro settore ancora, no? C'è tutto anche lì, un mondo che gravitava. Poi dice, ma se ne può fare a meno? Se può fare a meno di tutto nella vita. Il problema è che chi campava, no, con il lavoro in quei settori si è ritrovato con il cerino in mano, e i ristori hanno ristorato, Mario, ma sappiamo che parliamo di cifre, quando sono arrivate, di cifre che sono una parte, no, di quello che uno guadagnava. Irrisorio. Irrisorio. Voglio dire, metti dentro anche, non so, le orchestre che fanno appunto le cover band, piuttosto che i piano bar stessi, no? Sono musicisti che comunque si attirano a campare attraverso il piano bar, no? E piano bar però altrettanto è un, diciamo, un'esecuzione pubblica che consente agli autori che vengono citati durante le serate del piano bar di guadagnare altrettanto loro. Quindi c'è tutto un concatenamento, capito? Che diventa un disastro. Mario, tu hai iniziato la tua carriera in sostanza quanti anni fa? 55 anni fa? Nel 66? Io ho iniziato, avevo 15 o 16 anni, con un gruppo che si chiamava i Trappers, oggi va il rap e il trap, no? E noi sei stato un pioniere, un antesignano. Esatto, no? Ma il nome era stato tratto da una striscia di fumetto, no? Andavano, non so, Tex Willer, ti ricordi, era una striscia, no? Fumetto, e così, e si chiamava Black Machine e i Trappers, capito? E noi abbiamo preso il nome da lì, e di questo gruppo ha fatto parte Teo Teocoli, e ci aveva portato a fare una stagione a Finale Ligure, allo Church Club di Finale Ligure. Dove, eccoci qua, hai avuto anche la foto, vedete, i Trappers. Dove c'era Bruno Longhi, questo qua è Bruno Longhi, questo davanti, sì. No? Giornalista di Mediaset. Come no, come no, giornalista sportivo. Certo. E voglio dire, i due dietro invece sono Mimmo Seccia e Gianfranco Longhi, che poi sono diventati due componenti dei ragazzi della Via Gluck, il gruppo di Celentano. Quindi tutti noi siamo andati avanti in un certo, da professionisti, no? Però lì facciamo presente che allora le discoteche non andavano con i DJ, ma soltanto con la musica dal vivo fatta da un gruppo, no? E noi suonavamo in questo locale, abbiamo fatto praticamente dal 15 giugno al 15 settembre, praticamente suonando dalle 9 di sera alle 2 del mattino, e quelle, facendo tre lenti, tre veloci, tre lenti, tre veloci, eccetera, no? E allora era così, perché poi il lento, le giovani generazioni non lo sanno, ma era fondamentale per fare il primo approccio. Tu ti alzavi, te ne davo una che non conoscevi, dici balli, e quella mai diceva no, no. Oppure quando accettava, no, al primo lento distanziati, no, proprio un metro, no? Poi Mario al terzo lento riusciva a appoggiare la guancia, se ci appoggiavi la guancia c'era qualche possibilità. Che mondo meraviglioso. E lenti e veloci. Certo. Ora, per fare una roba del genere dovevi avere, e io l'ho trovata, una scaletta che mi sono tenuto, e anche l'ho fotocopiata perché il foglio si stava probabilmente disintegrando, no? Sì. L'ho fotocopiata, e avevamo 260 canzoni di repertorio, capito? Questo tu devi fare da... In una serata? Sì, tu, scusami, fai 6 ore in un locale. Sì. Certo. Devi avere... Non è che potevi ripetere le canzoni, no. Devi fare una canzone via l'altra e rinnovarti anche, no?
per cui noi, scusa, una curiosità, no? Una curiosità, ma venivate pagati a cotti? Ti spiego perché, ascolta. Parlando una volta con Elio e le Storie Tese, loro ricordavano che all'inizio della loro carriera si esibivano in posti improbabili, bar, pizzerie, cose, e alla fine, non so se fosse vero, però l'aneddoto era divertente, spesso il proprietario diceva, va bene, come paga? Pizza e birra, fai conto, cioè gli dava in cambio della prestazione, gli dava il sostentamento, anzi loro dicevano che quelli più tirchi dei proprietari, essendo loro all'inizio della carriera completamente sconosciuti, non era pizza o birra, era o pizza o birra. Adesso io non so nel tuo caso se andava così. Venivamo pagati a serata, cioè devo dire ogni sera, magari alla settimana, 2500 lire, allora dovrei dire, no? Sì. 2500 lire, per cui voglio dire, era già un buon, diciamo, appannaggio. Sì. E però, in ogni caso, bisogna ammettere che, guarda, che di questi gruppi che facevano ballare la gente, ha fatto parte che Lucio Battisti con i Campioni piuttosto che Pino Daniele, capito? Perché tutti sono nati in quella maniera. Però ti fai una cultura, quando tu devi imparare la canzone di Frank Sinatra, quella dei Beatles, no? Tu impari a come è scritta la canzone, come è cantata, come è arrangiata. E inconsciamente ti fai una cultura, è come andare a scuola. No? E poi ti consente nel tempo, come ha consentito a me e a Lucio Battisti, di scrivere quello che poi abbiamo scritto piuttosto che quello che abbiamo fatto. È così. Oggi... Sì, ma figurati, con me sfondi una porta aperta, nel senso che capisco benissimo quella che una volta si chiamava la classica gavetta e che oggi i social e la rete ha azzerato, perché oggi, se vuoi, da un punto di vista è anche stimolante, uno si autoproduce, posta la sua esibizione in rete, se becca il momento giusto, l'onda giusta, eccetera, il video di questa sua esecuzione, di questo suo brano diventa, tra virgolette, virale e abbiamo il fenomeno. Sì, che io dico va benissimo, sono contento per lui, mi chiedo quale cultura musicale lui abbia dietro, nel senso che appunto voi vi esibivate, però facevate 260 brani in una sera in cui mettevate gli autori italiani, i gruppi stranieri, Frank Sinatra, i Beatles, i Rolling Stones, insomma alla fine uno, no, si faceva le ossa e allargava anche le proprie spalle. Adesso hai i talent, da cui sì, escono tanti bravi interpreti, poi qualcuno rimane, pochi, gli altri finiscono nel dimenticatoio e tutto viene bruciato in tempo reale, o sbaglio? Ma sai, oggi però Antonio, dobbiamo anche considerare un fatto, Non possiamo paragonare la musica di oggi a quella di quel periodo. Quel periodo è stato un periodo veramente che io definisco un nuovo illuminismo in tutti i settori, no? La creatività è esplosa in maniera devastante quasi, no? Proprio in termini planetari, no? Quando parliamo di design, arte figurativa, teatro, cinema, moda, musica, vogliamo fare elenchi anche della moda, cioè i vari Armani piuttosto che Versace, in che epoca sono nati, capito? Piuttosto che appunto la musica stessa. Perché si è vissuti un periodo, anni 60, 70, 80, che sono stati straordinari, cioè in termini di creatività. Cioè la 500 è nata allora, così come la Mini, e vengono riprodotte ancora oggi, ovviamente con le nuove tecnologie, no? Quindi sono imparagonabili le due epoche, no? Oggi credo che il Covid sia l'apice, no, della decadenza in cui siamo caduti, capito? In termini economici, di valori, politici, vogliamo fare l'elenco? Non credi che sia un'epoca di decadenza quella che stiamo vivendo? No? Mi sembra evidente, no? Ok, beh, però sono cicli umani, dell'umanità, in termini, nei secoli,
andava lentissimo, quindi c'è stato, lo so, l'oscurantismo, il medioevo, piuttosto che l'illuminismo, il rinascimento, no? In termini proprio quasi di secoli, capito? Qui andiamo via di decenni e accorciamo sempre di più per la velocità con cui consumiamo tutto, compresa la musica. Tu parlavi prima di musica. Allora, io ho scritto per i giorni di primavera, no? Avevo 21 anni, è uscita, faccio questo esempio per darti un'idea, una canzone che è diventata un sempreverde che oggi ancora viene riproposta, come tante canzoni di quell'epoca, ok? È uscita alla fine di marzo, primo giorno di primavera ovviamente, pubblicata alla fine di marzo. È andata in classifica, ed è stata in classifica per quasi 2 mesi interi, no, prima in classifica, a settembre, uscita, quindi fai conto, ma aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Tutti quanti, io Mogol che avevo scritto con Minellono insieme, e Didi, che abbiamo pensato che la gente è andata in vacanza, la sentiva nel jukebox e poi sono andati in classifica, sono andati a comprarsela, capito? A settembre. Una canzone rimane in radio, no? Anche le canzoni di Sanremo che abbiamo sentito. Sanremo è stato il 6 di marzo, sì. Adesso siamo a maggio, cominciano già a scendere, no? La proclamazione in radio. Quindi 2 mesi. Durante l'estate le sentiremo ancora? No. Allora, vedi, cioè, si consuma tutto in una velocità straordinaria, capito? Quindi, Marco, abbiamo consumato anche il tempo, mi spiace velocemente, avremo modo tanto di riparlarne, ti volevo fare gli auguri, visto che l'8 maggio hai compiuto 37 primavere in euro, invertendo le cifre, siamo a 73, splendidamente portati, ti voglio bene, grazie di essere stato con noi anche oggi. Restituisco la linea alla regia di Milano, complimenti per la scelta della foto in bianco e nero che era azzeccatissima per quanto riguarda Mario Lavezzi. Domani abbiamo Andrea Grignoglio, che è un docente di storia della medicina, con cui parleremo ancora di Covid e di virus. Grazie Mario, grazie a Milano, ci rivediamo domani alle 10, seguite lefonti.tv, ciao.